ci hanno abituato a pensare che il nostro obiettivo è passare alla storia. Dobbiamo aspirare ad essere coloro che cambieranno per sempre il paradigma, quelli che daranno il via a una rivoluzione, a un cambiamento epocale. Ford e la catena di montaggio, Bill Gates e il computer, Elon Musk e l'esplorazione spaziale sono questi i nostri modelli. E spesso li cito anch'io nei miei video. Ma la verità è che un buon progetto imprenditoriale, nella maggior parte dei casi, non si basa sulle rivoluzioni. Anzi, la chiave sono i piccoli cambiamenti quotidiani. Per questo voglio parlarvi del concetto di Kaizen. Kaizen è una parola giapponese che deriva dalla composizione di due termini. Kai, che significa cambiamento, miglioramento, e Zen, che significa buono, migliore. Il termine è stato coniato nel 1986 per descrivere la filosofia di business che supportava il successo dell'industria giapponese degli anni 80, come ad esempio Toyota, e indicava il principio per cui tutta la struttura aziendale doveva essere coinvolta in un miglioramento continuo e quotidiano. Il Kaizen negli anni è stato applicato anche in altri ambiti, come la crescita personale o la carriera, e il suo significato si è evoluto nel tempo. La base però è sempre la stessa. Con piccoli gesti fattibili e quotidiani è possibile creare dei miglioramenti complessi. Gli elementi essenziali sono due, la fattibilità e la quotidianità, ed è esattamente quello che facciamo con 21 Invest. Se andassi da un imprenditore e gli dicessi che dall'oggi al domani trasformerò la sua impresa familiare nell'impresa leader del settore, penserebbe che sono incompetente. Se invece presentassi un piano quinquennale di miglioramento con lo stesso obiettivo ma raggiunto gradualmente, sicuramente vorrebbe parlarne. Lo so, l'idea di fare dei piccoli miglioramenti ogni giorno è molto più noiosa che pensare di rivoluzionare il mondo, ma purtroppo la vita dell'imprenditore è fatta anche di questo. John Willard Marriott, l'imprenditore americano, diceva: non puoi migliorare del 100% in una cosa, ma puoi migliorare dell'1% in 100 cose.